Benvenuti sulla pagina Turismo e Peschiera e anche oggi parleremo di alcuni venti che toccano la nostra sponda del lago di Garda. Partiamo con l'Ander. L'Ander è un vento che soffia da meridione verso settentrione, potrebbe essere scambiato per l'ora, ma normalmente è più leggero. Il nome lo dice, esprime esattamente il suo uso che si faceva in antichità, ander, ovvero andiamo, partiamo, perché era il vento che normalmente si sfruttava dopo il mezzogiorno per far partire le navi a vela che si dirigevano verso nord, verso Riva del Garda, per i commerci. Al mattino arrivavano quelle spinte dal Peler, che spingeva da nord verso sud, al pomeriggio quelle che seguivano o l'ora o l'ander per andare e tornare verso nord con le merci. C'è una piccola leggenda gardesana che dice che l'Ander, soffiando, questa divinità eolica, si fermerebbe sulle coste di Bardolino, dove incontrerebbe la sua amante. La sua amante non sarebbe nient'altro che la pietra simbolo della città di Bardolino, che è la Preonda. E incontrando la Preonda, loro due si amerebbero per tutto il tempo in cui il vento soffia. Il secondo vento di cui parleremo oggi è la Vinessa. La Vinessa è un vento che viene da est, lo dice la parola stessa, viene dall'area, dal quadrante di Venezia. Probabilmente è la propagine ultima della bora, quella che soffia sul mare Adriatico, ed è un vento che porta scompiglio, è un vento che porta temporali, un vento che porta disastri. E normalmente soffia molto forte, alza le onde del lago in direzione da est verso ovest e non è un vento amato dai gardesani. È stato foriero di incidenti e problematiche per il trasporto. Ecco, il Vinessa normalmente si dice che è il vento del cambiamento. Perché? Perché se c'è nuvolo porta via le nuvi, se c'è sereno porta invece a coprirsi il cielo. Terzo e ultimo vento del lago è il Bisinel o Visinel. Questo è un vento molto particolare, è il vento che io preferisco perché è quello legato a più antiche tradizioni. Il nome stesso ricorda la parola serpentello in dialetto, il Bisinel è infatti il serpentello. È un vento che viene indicato come essere un'entità sovrannaturale, un folletto, un piccolo demone che mette in crisi i naviganti. Il Bisinel si presenta come delle piccole increspature sull'acqua che sono estremamente difficili da prevedere, in quanto soffiano in modo discontinuo da tutte le direzioni. Perciò costringono i marinai a continuare a cambiare la posizione delle vele e la barca per poter raggiungere la meta. Il Bisinel rimane nella nostra tradizione anche come cognome, cioè Visinelli o Bisinelli, che normalmente si indicava con questo termine bambini particolarmente vivaci, vivaci come un bisinello, ovvero come un serpentello, perché si aggrovigliavano, perché si arrotolavano per terra o cose di questo genere. Ecco, tornando al vento, il vento fa questi strani scherzi sull'acqua, fa piccoli turbini, si sposta in continuazione in tutte le direzioni e rende la navigazione molto molto difficile. Spero vi sia interessato anche questo vento. Arrivederci e alla prossima puntata.